Moral della favola, di questi quattro, due li abbiamo uccisi, altri due sono scappati. Allora, quindi adesso dobbiamo continuare a camminare. Seguiamoli. Seguiamoli. Ok. Allora. Quindi seguendo la strada che hanno percorso i folletti, queste due luci, perché noi abbiamo visto come lucine, perché sono in Italia minuscola, ci troviamo lungo un percorso, un lago ghiacciato, un fiume ghiacciato. E mo se trovamenti. Ok. Ok, mi spostate lì. Allora, di fronte a voi si trova un pupazzo di neve. Non so quanto si sente, mi si sente, però tu sei qua, inutile che. Dicevo, allora, vedete un pupazzo di neve, molto bello, fatto un pochino a cazzo, ma simpatico. E comunque poi il fiume è enormemente ghiacciato, tutto fino all'altra parte. Vedete le impronte di piedi, le due impronte di piedi che vanno da una parte, si fermano e poi compaiono dall'altra parte. Quindi Allora. parlo con Mr. Jack Frost. Ok. Allora, nel momento in cui, quando ti avvicini al pupazzo di neve, vedi un cartello con su scritto chiunque voglia cercare di attraversare il fiume deve tornare indietro e cambiare strada. Lancia in mano. Direi di provare ad attraversarlo. Ok. Tiro sul nuoto inesistente. Sì, si era di nuoto. Un tiro di forza è fatto. Vabbè. No, Allora, tiro quindi. sull'elettrino. Quindi che dobbiamo fare? Nicoli. Non andrò con me ancora, quindi. Ah, volete provare ad attraversare il fiume? Io sono fatto di pietra, se vado a fondo vado a fondo. Ma tu vuoi andare in fondo? Il discorso non so perché è una cosa troppo inaspettata quella che potrebbe succedere. Vabbè, Io allora vado quindi. per ultimo, ragazzi, sapete con me, se cado sott'acqua non mi rialzo, non torno più a galla. Ok. Madonna corna, Ok, sei io vado per pazzo. secondo. E tra il mio e il tuo personaggio sono i più agili. Cioè, sono i più leggeri. Non Ah, sono vabbè, più dai. agili, ovviamente la mia è più Senti, se. agile. No, niente. Aspetta, quant'è la distanza da dove devo rispondere? 8 metri. Niente, volevo fare. Volevo tirare qualcuno, ci ho perso le speranze. Non Cioè, ce la un fa. po' di carta. Sì. Vabbè, allora quindi. Nuotare ce l'ho io. Nuotare ce l'ho io. Tu sì, io no, io affondo. Io probabilmente no. Bello, la pietra che nuota. Quindi diventa un relitto. Sì, io pure ce l'ho, ma ho meno uno perché sto indossando l'armatura. Quale, scusa? Ah? Ho Sì, un'armatura ma sono tutto di rosso. cuoio. No, ne ho un'armatura di cuoio borchiato. E poi la cosa degli alci, vabbè. Quelle Sì, tanto la giusto. mazzatta. Vabbè, sì, sul ghiaccio. Vabbè. Alla fine a questo punto allora io mi avvicino alla sponda del fiume. E all'improvviso sento una voce farmi: "Ehi idiota, non sai leggere? C'è scritto di tornare indietro e dovrai tornare indietro." Io mi giro verso. Sì, verso il pupazzo di neve perché la voce viene da lui e faccio: "Io non so leggere, infatti. Comunque, grazie dell'avvertimento." Cosa facciamo? Io rimango fermo lì e guardo voi per dire: cosa puzza? Io tiro un calcio al pupazzo di neve. Io lo tirei una martellata, però ok. Vado a tiro di percezione per cercare di capire che cos'è. Io volevo tirare di diplomazia, però non ce l'ho, quindi. Paladino. Di solito quando un pupazzo ti parla, credo che non sia andato male. Vediamo un po'. Ho fatto 23. Allora, capisco che ovviamente è un. Percepisco dell'aura magica grazie al mio sangue, però non capisco che cosa effettivamente sia, quindi. Io. So che è qualcosa di strano. Rimango sempre più perplesso e guardo il mago per dire: fai qualcosa? Diplomazia. Io tiro di diplomazia verso il pupazzo. Ok. Non avendo spine da gatto, come sempre. Cosa gli vuoi dire? Io sto ancora cercando di aprire.
Cioè, ma voglio tirare diplomazia, vediamo. Ricado molto. È diplomazia? In quel No, poco. Vabbè. però vediamo. Come no? No, un cazzo. Bene così. Vabbè. Tiro io per te che non sta aprendo la scheda. Sì. Ok. Allora, hai detto di tirare di percezione? Percezione. Che non hai, ok. No, Quindi di conoscenza devi. magica. Ah, conoscenza magica. Non il Io prego giocatore. così. Ok. Allora, riesci a percepire il fatto che quello è un incantesimo di bocca magica. In realtà il pupazzo di neve è un semplice pupazzo di neve. Però c'è stato un incantesimo e quella è la voce dell'incantatore che l'ha castato. Ah, ok, quindi sarà dall'altra parte. È un incantesimo che non ha un range. Quindi sai che l'ha castato qualcuno con quella voce. Però non sai di preciso dove sia. Sai comunque che è stato castato. Quindi è un semplice pupazzo di neve. Ma Pupazzo di potrebbe neve. essere qualcuno che ci vede, essendo che non è troppo lontano. Può No, essere. ha detto anche che può essere lontano. Quindi che faccio? Se ha visto te che ti stai avvicinando, di sicuro non è vicino, nemmeno troppo lontano. Torto non ha. Io ho altre cose, però ci sono capito anche che c'è un altro incantesimo di sopra. Vuoi Io avrei il craft, però. provare a riconoscerlo? Eh sì, vediamo Ok. così. Serve spellcraft. Non riesce a capire precisamente che cos'è quell'incantesimo, però riesce a percepire che ha a che fare col suono. Col suono? Col suono, è un incantesimo sonico, quindi è legato anche a voce magica. Quindi Ah, sono un incantesimo insieme all'altro, sono legati. mi sento i muri. Pensate che sta là, ti può aspettare. È stato fuori per il culo perché non sa leggere, quindi è così. No, quindi che cosa decidiamo di La fare? voglia di tentare una corsa veloce sul ghiaccio, lo soprattutto. Ok. Tira di acrobazia. Ok. Vediamo, non so manco se ce l'ho. Madonna, uno Bene strano. ma non benissimo. Uno strano. Peccato che dovessi avercela. No, non ce l'ho. Perfetto. Allora, se lo vuoi fare, tira. Però ricorda di aggiungere metà della tua destrezza. E C'ho 10. allora, basta, tira il D20. Facciamo un 5. Pronti a vedere come muore l'Oreade? Vai. Faccio un 10 meno 5. 18. Oh, ok, no, ok, dai. Ok, dai, dai. Quasi Gesù Cristo mod oggi. Allora, superi me, arrivi fino a più o meno qui, fino a questa metà. Quando sei passato su questo particolare punto, il ghiaccio hai sentito che si è un po' incrinato. E tira di costituzione, sì, di tempra. Non ti risolvete su tempra. A posto, tra poco troveremo un ammasso di pietra congelata. Sì, mi sa di sì. E quel 12 più cosa? Ste. 16, 16. Grazie. Di cuore. Ok. E allora. Questo D, eccolo. Un D8. Allora, subisci 4 danni da suono e in più sei confuso per un round. Suono. Sì. Raga, credo di aver capito l'incantesimo. Dico, l'ha capito lui, ma non l'ha capito il PG, a posto. Meno 4. Beh, penso che ora l'abbia capito. Allora, confuso. Qual è il simbolo di confuso qui? Fagli le Non stelline, sei fagli gli ato. uccellini volanti. Sì, è quello che sto cercando, infatti. Metti l'uccellino morto davanti a lui. Strano. Non lo riconosco. Si è intrappolato. Vabbè, non puoi fare una X gialla? No. Vabbè, mo' gli metto un simbolo a cacchio, poi lo scoprirò un giorno. Poi lo scoprirò. Ah sì, dai. Quindi, a posto. Ok, metto questo qui. Ok. Oh Faccia. mio Vabbè, Dio. quindi, è il momento in cui l'urlo, vedete dal ghiaccio fuoriuscire da queste due zone qui. Qui e qui. Sentite, vedete il ghiaccio rompersi e da sotto.
vedete uscire due elementali del ghiaccio. Che facciamo? Io non posso fare niente. E che cosa dobbiamo fare? Tirare iniziativa, sostanzialmente. Mi sembra giustissimo. No, non mi sto prendendo un cavolo. Chissà che sono l'ultimo. Vediamo quanto. Io sarò l'ultimo in iniziativa. Oh. Quanto... Tira. Allora. Ah, ok, dai, sono l'ultimo. Allora, quindi, Turion 7. Assos 8. 9. No, non perché non hai iniziativa tu, eh? No, ma tu lo so, non mi apre la scheda. Adesso tocca a me. Allora. Ti... Oh. Studio. Anche se si sbagliano. Meno. Forse. No, devi dare un po' di tempo. È tutto strano. Iniziativa. Okay. Io ho fatto 9. Complimenti. Quanto me? Sì, dobbiamo ritirare. Io e te. Sì, ma hai visto se io ho iniziato la scheda? È possibile che non si sta aprendo. Non si sta aprendo. No. Sto sbagliando proprio. Prova a ricaricare la pagina. Intanto. Intanto io ritiro. Ok, vabbè. Avrei dovuto tirare come Adam, ma vabbè. 15. Esploso. Ok, mo fallo ricaricare. Allora, 15. E infine i due elementali. Dove sta qui? Aggiungi turno. Vediamo un po'. Ehi, c'è la scheda messa in iniziativa, non me la va per proprio. Dovrebbe essere il penultimo. Che cosa? Non è cambiato molto, mi dicono. I due elementali ci hanno 9 pure. Oddio. L'ha aperta? Oh, grazie a Dio. Perfetto. Grazie a Farasma. Eh? Beh, te lo dice da solo, no? Sembra un destrezza 8. Inizia. Init. E dove sta? Init. È un poco sotto la vita. Cioè, non ho ben destrezza. Lì, eccolo. Iniziativa c'ho 7 io. E che cala così tira in automatico? E ha fatto 9, 7. 18. Non proprio, però. No, okay. Vabbè, avevamo comunque lo stesso valore. Ok, dai. Allora, quindi il mago inizia per primo. Oh. È così okay. Lontano. Sono emozionato. Già, vai. Allora, mi avvicino. Non molto. Giusto per avere il raggio per attaccare. Allora dimmi dove ti muovo io, intanto che tu vai a cercare qualcosa. Allora, siccome devo attaccare con la balestra leggera, devo stare alla distanza. C'hai linea di fuoco pulita, quindi puoi fare direttamente senza muovere. Ah, morte. Ok, perfetto, senza avvicinarmi allora. Devo tirare il gioco vedere davanti. Quindi, che cosa? Vabbè, lo sfondi. Cazzo, non è fuoco. Allora, quindi ora un di 20. Oppure se vuoi saltare sopra devi fare una prova di acrobazia. No, sì. Tanto lo sopporto a distanza. Che lo troviamo sott'acqua. Devo per logica ormai. Già c'è. Allora, fatto 16, passo la classe armatura? Sì. Ok, perfetto. E potevi girare direttamente, se clicchi sull'arma fa tutto l'attacco direttamente. Vabbè. No, vabbè, non ci ha visto combattere Angelo ancora. Ovviamente ho sbagliato là. Allora. L'arma, la che ci perda. Mi piace, ho tre armi. A te la scelta. Comunque in caso poi tu puoi fare la carica. In mezzo hai un più 2 di alla classe di difficoltà, quindi per abbassarla e poi ti carichi l'altro. E mi sa che in distanza ce la fai. Da più 2 di tirare? No, devi cliccare sull'arma. Clicca sull'arma. Fatto. Hai fatto l'attacco massimo, hai fatto 8 danni. Wow, ok, raga. Angelo cecchino. Il mago cecchino. Ehi, assaggia sto incantesimo. Ok.
Sì, a me tocca. Allora, il mio personaggio. Vediamo Ada. Allora, Ada va in carica. Cosa, come non piace scricciolarsi. Quindi ha più 2 al tiro per colpire. Allora, mo questo devo controllare perché poi lo devo scrivere, purtroppo. Allora, devo fare più 5, o quindi più 7. Roll 20. Aspetta, mi metto in modalità Ada, che posso solo per tutti. Passo. E quindi adesso vado col colpo. Ora che ci penso, punisci il male, non l'ho più io, cavolo. Una volta al giorno, non stiamo ancora a dormire. Allora, Aspetta, vai. questo ce l'ho sempre comunque, giusto? Vabbè, io ignoro ovviamente questo elemento qua. Allora, colpo senza armi sinistro, l'ho fatto 4 di danno. E il destro ha fatto 5. Quindi 9 con questo qua. Caput, l'ho esploso con il cazzo. Ah, boom! Quanto gli hai tolto? 10? 4, 5, 9. Ah, ok, madonna. Ok, e il primo è fatto fuori. Arrivo ovviamente dall'altra parte. Incazzata, mi giro e vedo ovviamente il ghiaccio che si sgretola. Rimane l'altro, allora. Tocca a... al vichingo. Ah, ok. È Ok, sull'auto, quindi non era stordito. Sì, tira di tempra. Per vedere se lo recuperi. Vedi che ce l'ha fatta. No. Bene. Dai, il turno dopo. Il turno dopo non ti sparisce. Adesso tocca a Tullion. No, all'altro elementale. Che fa lo schianto sul vichingo. Ah, non ce l'ha di ridi opportunità comunque, No, perché sono usciti già da lì. Quindi 20 più 4. no. Aia. Vabbè, ogni volta li scambio. Vabbè, dai, rimango in modalità di dungeon master. Beh, Ste, direi che colpisce. Oh, ok. La mia classe armatura quanto è? Hai paura? Hai resistenza al freddo, ste? Ok, allora è inutile farlo perché è tanto. Ok, subisce altri 2 danni. Oh, cioè. Tipo aia. È freddo! Tipo, la goccia di ghiaccio si è sciolta e gli è andato dietro al collo. Ah! Adesso tocca a te. Vai, vai, paladino. Facci vedere come si paladina. Vabbè, certo. Dov'è che sono i buchi per sicurezza? Qui, Cazzo. e qui, qua ancora non si è rotto. A posto, tranquillo. Tipo, ora si romperà se faccio carica da qui. Vai, vabbè, considera che dove lo stai facendo rimane tutto ghiaccio spesso. Quindi io, certo, muoviti, grazie. Mi Vabbè, metto qui. fai in carica. Pensavo stessi andando in carica. Vabbè, devi fare la prova di acrobazia per evitare il coso. Se lo fa. Aspetta, stai facendo in carica o Sì, carica. no? Ah, ok. Allora devi fare la prova di acrobazia, fammi. No, o. Devo fare un D20 normale, quindi. Sì. Oppure se no, aspetta, aspetta. Vabbè, stavo dicendo, fai direttamente una prova di lotta, questo lo ignoro. Prova di lotta. BMC. Ah, proprio BMC, Sì. infatti. Una prova di lotta carica del toro. BMC, dov'è che... Cioè, io so CBM e È Arrow. quella. È purtroppo in inglese, me lo ricordo. Lo Cioè in combat italiano. Maneuver bonus, maneuver... sì. Ok, mi va benissimo. Perfetto. Mi va benissimo. Ok. Allora vai, tira per la classe armatura. Ok. Come tira quella cassa rotta? Devi colpirlo. Ah, ok. Non si clicca niente. Ce la faremo? Solo non mi ricordo il dado, perché non sono intelligente oggi. Sto tirando io, dimmi cosa devi tirare. Questo è la classe armatura. Devi tirare devi combattere con l'Urgrosh o la spada lunga. Ok. Spada. A due mani? Sì, Ok, due spade. fatto. Quindi è un D10 e
Ok, fatto 12 e non colpisce. Quindi adesso sei impreparato e dà l'attacco di opportunità al coso. Al pupazzo di neve qua. Colpisce? Vediamo la mia classe armatura. Non credo che colpisca. No, non colpisce. C'ho 18 in AC. Perfetto. Allora, adesso si ricomincia il giro, quindi mago. Sì. Ma mi sa che c'ho 18 per colpa dello scudo, eh? Uso qualche incantesimo di fuoco. Sì, è per lo scudo, è di armatura c'ho 17. Ok. Vabbè, comunque non avrebbe colpito lo stesso. Spell Angelo, tira quello, sì. La terza tabella. No, qui. Un altro personaggio. Qui, spell. Faccio fiotto agile. Aspetta, prima devo lanciare. Lanciami un D20 così senza che chiudo e riapro. Okay. Che sta andando abbastanza lento. Ok, un D20 con. Per questa armatura. No, dico qualche bonus altro. No. Ok. Quindi va a contatto. O c'è. Cioè. 18. Passa? Sì, passa, passa. Ok, perfetto. Tirando tutto agile. Danno giallo. Devi dirmi la classe difficoltà, quant'è? Class level 0. Il caster level è quello. Quindi 10 più il tuo livello che è 1 più quanto hai di intelligenza? Cioè sta scritto qua comunque. Per la difficoltà. 85. Quant'è? 14. Ok. Su riflessi, quindi slash 20 più 2. L'hanno passato. Subiscono solo metà dei danni. Okay. Quindi tira il dado. Ok. Sì. Un di 3 danno. Ah, non, devi, hai tirato l'incantesimo. Vabbè, faccio io. Roll un di 20. E un di 3. Quanto fa? 1, quindi subiscono niente. No. Subisce niente. Allora, quindi, dopo di te tocca direttamente a me. Allora, io faccio una prova di intimidire. Attendere che carichi. Grazie. Intimidate, eccolo. È uscito 20. E vedi Ada che gli escono i coglioni così come. Se non vuoi. Se non vuoi che faccia la stessa fine del tuo amico, vedi smammare oppure te lo apro. Ti sciolgo tutto. Chiaramente, vedendo questa cosa. Un po' se la caga e torna indietro da dove è venuto richiudendo il ghiaccio. Vedendo tutto il ghiaccio del fratello ormai che sta galleggiando e si sta sciogliendo. Comunque, allora quindi abbiamo pulito la zona. Andiamo avanti. Seguiamo, continuiamo a seguire le orme. Oh, passo lento. Tipo, allora, tanto attraversa il lago. Tu non sei più. Non sei più stordito. Tira di acrobazia per evitare il buco. Okay. Oppure per mantenerti sul ghiaccio. Te la scelta. Di acrobazia tiro per andarmene da qui. Ok. Ce l'ho fatta. 15 più la destrezza sarebbe, no? Sì. 15. Ok, perfetto. Io per andarmene sempre di acrobazia. Sì. Io. E tu ancora devi arrivare al lago. Mi preparerò a morire tanto. Ok, tempo. Vai. Tu. Ok, bene, tutti passano tranquilli. Io avrò problemi, sicuro ci sono. Vai. Tanto tu non ce l'hai acrobazia, quindi sempre. Aspetta, però mi sai di coso alto, di strezza alto, aspetta. Intanto ho fatto 15. Ah, ok. Allora l'hai passato. Avevi più 3, infatti, in destrezza.
Non è stato un più uno, quindi 16 hai fatto. Ok, quindi tutti attraversiamo questo lago ghiacciato. E Angelo ancora comunque continua a rimbombare nel cervello quella voce che era strana, era quasi paranormale, del quello che ha detto di andarcene. Allora, questa qual è F3? Non lo sto vedendo. Strange. Ok, allora, continuando a camminare, notiamo che vicino agli alberi, dopo aver attraversato questo passaggio di ghiaccio, notiamo delle gambe spuntare fuori da terra. Tipo impalato al contrario, cioè vedi, anziché uscire a vedere la testa come c'erano gli indiani, vedi solo i piedi sommersi nella neve. Ok, devi fare attenzione perché secondo me c'è qualcosa che tira giù. Ok, vado a tirare di percezione. Tempo che carichi ovviamente. Ok. È sicuro, possiamo disseppellire il coso. Allora, quindi il vichingo tiralo su, magari se non ci rimangono solo le mani. Ci rimangono solo i piedi, tipo. Come era improvvisata. Vabbè, devo girare in forza per tirarlo su. Sì. Nuova arma sbloccata, cadavere condizionato. 10 praticamente. Ok, allora lo tiri fuori. Cioè, gli si rimane la testa fuori. Rimane la testa nella neve. All'ultimo momento si stacca. E troviamo niente, il vestito di un contadino di Eldren. Tutta una serie di graffi ed è completamente blu. È diventato completamente blu. Tutta una serie di graffi minuscoli, un po' più spessi, ma sono comunque molto piccoli. Non fatti da. È come se fossero tutti graffiati da uccelli, tipo passerotti, per la dimensione di quanto sono grandi gli artigli. E ha indosso comunque. Quando l'ha tirato via, se l'è portato via con un sacco. All'interno del sacco si trova un arco lungo composto. Richiede più uno almeno un più uno in forza per essere brandito. Con 12 frecce, un pugnale, un'ascia perfetta e una borsa contenendo 14 monete d'oro. Io prendo l'arco. Ma non hai forza. Sì, ce l'ho più uno. Io prendo l'ascia. Guarda, ce l'ho più uno in forza. Senti. Io prendo la neve. Di nuovo, cosa Angelo, succede c'hai là? 10 in forza. È È 0 il zero. modificatore. Ah. E la prendi di cash. Gli cash sono di tutti. E la prendo le frecce. Allora, Ada prende il pugnale. Quindi, vabbè, quest'arco che facciamo? Con quest'arco e frecce. Facciamo un remo. Scusa, non lo vuole prendere nessuno. Vabbè. Vabbè, la prendo io. No, non hai. Tu non stai in forza. Perfetto, Io c'ho più in forza. lo puoi brandire allora. Mi serve riprende l'ascia. L'ascia è quella piccola, è un'ascia da lancio, Ah, l'ascia da lancio proprio lo prendo, buono. eh. Sì. È un'accetta praticamente, giusto per tagliare gli alberi, proprio questo è un'arma leggera. Sì, puoi Ma usarla questa come l'hai tomahawk. presa però? Eh sì, hai detto tu, segna. Se l'hai presa tu te la prendi te. Io ho l'arco. Arco composto, il compound. Con le Ah, carrucole. ok, quello che si tira con forza. Sì. Ah, ok, a posto. Allora, Com'è che funziona? Per l'arco è destrezza per colpire destrezza per o. colpire, poi quel modificatore, quindi il più uno ai danni. Eh Come più uno, aspetta. sì, perché il più uno di forze, dedichi. Tu aggiungi un valore particolare, quel più uno, tu lo puoi portare fino a più 10 potenziandolo. Ah, ok. Però non puoi aggiungere tutta la tua forza. Solamente uno. Sì, perché tu sei più forte dell'arco, allora per te è più facile tirare. Ma la forza dell'arco è quella. Rompo l'arco se prendo due. Le lanci con le mani, visto che sei più forte. Sei più forte del tuo arco, la lanci con la mano. Prendo le frecce e le lancio. Faccio freccette. Sì. Ok. Allora,
Continuando il cammino, ci troviamo di fronte a, a impronte di stivali e zoccoli di cavallo appena fatti nella neve, appena fatti nella neve fresca. Quindi probabilmente sono qua vicino, perché tutte le impronte sono che vanno in tondo, non stanno proseguendo dritto. Andate a tiro di sopravvivenza per cercare di capire quante le creature sono. Questa è survival. Alla fine sopravvivenza per scelta per le uguali. Allora sono solo tre uomini e un cavallo. Probabilmente il cavallo si basterà un po' spaventarlo e scappare chissà dove. Potremmo però catturarli e sperare di catturarli per portarci al nascondiglio di quel di Lady Argentea. Potremmo non ucciderli. L'arco? Sì, l'arco composto è un D8. Allora, tirate di percezione per vedere se riuscite a trovarli. Tirate voi di percezione. Tirate tutti, tutti. Io non ho percezione. Ah, ok, allora, evita tu. Ada continua sostanzialmente. Allora, Ada riesce a trovarli. E li indica tutti e tre. Nota che sono tutti molto distanti, sono come in pausa. Sta quello appoggiato, rilassato, uno che sta sorseggiando una bevanda calda e l'altro che sta strigliando il cavallo e c'ha praticamente le armi distanti. Ha lasciato l'arco per terra, lo vede attraverso le fronde e si sta muovendo così. Okay. Allora potremmo passare inosservati oppure attaccarli tutta una volta, fare tipo all'Assassin's Creed. Sneaky sneaky boy e poi pa con le muse. Non troppo letali. Ada può dare pugni e fare danno non letale senza prendere mouse, quindi esatto, quella è l'idea. E dipende da come vogliamo comparire tutti così. Stanno comunque molto distratti, quindi no, andiamo stesso. Meglio mettersi impostazioni. Ok, allora tirati di furtività. Per forza. Divide di qualunque valore. 8. Slash di 20 più 3. Perché Ada non ha furtività. 7. Stiamo andando bene. Ada si è nascosta. Ada sta cambiando. Ah, comunque abbiamo un più 5 a prescindere. Perché questi sono scemi. Stanno proprio tutti per i cacchi loro. Ah, quindi. Posso. Ok, allora quando avete finito 11, io più 5 16. Sono 16, ok, allora vediamo loro se riescono a trovarci. Non cambia niente. No, vabbè, l'ultimo non lo conto, lascia stare. Allora, 1d20 e basta. Hanno loro. Non vedono nessuno, forse Stefano. Sì, Stefano vedono soltanto. Vedono una montagna. Vedono la roccia. Non è che sono rincoglioniti, sono pure ubriachi. Cioè, quella che stava bevendo la tazza, mentre stava sorseggiando, vedi tipo la roccia che si muove, tipo. Che mi hanno messo nel termos. Vedo qualcosa. Quella pietra mi guarda. E tipo. E Astolos che rimane così fermo. Mi sta guardando. Sì. Attività sociale. Attività sociale. Che cosa vuoi fare, Ste? Vuoi fare una prova di raggirare? Provati a girare adesso. Devi fare due prove. Disguise, quindi camuffarsi e poi bluff, vai. Una va in destrezza e l'altra va in carisma. Questo cos'era? Raggirare o camuffarsi? Camuffare? Più? Camuffare? Io non c'ho né carisma né destrezza, Giovanni. Bene! Come un vichingo senza destrezza? Come funzioni? Va di forza. Va di forza. Madonna. fai di raggirare. Scusa, ma in tutto il team è solamente te.
e ricamuffare. Chris, mi sono fatto male. Vaffanculo, no, che mi ha visto, Giovanni. Tipo, ti hanno più visto di prima. Sono normali. E tipo, no, non mi potete vedere, sono una roccia. Se rimango come Drax, mi muovo talmente piano da sembrare invisibile. E quello tipo con il thermos. Vabbè, allora. Ci sono là dentro. Allora, tutti e tre imbracciano l'arco e stanno mirando a Stefano, però noi tre ancora non ci hanno visto, quindi noi abbiamo l'attacco di sorpresa. Io tiro un bel papagno sulla testa. Allora, aspetta, allora intanto giriamo noi di iniziativa. Io ho fatto uno. Ok. Tanto se questo è per capire. Vabbè, tu hai più 6, mi sembra. Sì. Quindi è 7. Perché più 6? Perché c'ho il talento là. Okay. Allora, iniziativa. Sono il primo. Allora, quindi ha fatto 8. Sì, vai. Sei tu per primo. Loro sono riusciti, cioè loro stavano guardando il vichingo, quindi sono tutti e tre avvicinati. E noi abbiamo ovviamente fatto il giro da dietro. Io sto praticamente dietro al cavallo. Sì, tanto dopo serve quella, dopo serve a te. Okay. Noi abbiamo intanto il round di sorpresa. Vabbè, io provo a colpire un nemico con la freccia, con l'arco. Con l'arco? E fai un danno non letale con l'arco? Danni non hai meno 4 al tiro. Perché meno 4? Così, perché è sempre così. No, perché i tiri non letali ti fanno il meno 4. A meno che non sia un'arma che fa già danno non letale, come le mazze. Va bene, mi va benissimo. Va bene, comunque colpisci. Vediamo, vai, se minacci di critico, tira. Vediamo per confermare. Devo fare un D20 normale. Sì, un D20 e basta. No, assolutamente, si guarda proprio criticissimo. Vabbè, vai, tira. Ok, dai, un D8 più 1. Sì. Un dannino. Ok. Al piede, l'ha incastrato, scoccato la freccia nel ginocchio. Allora, poi tocca a me. A me. No. A me. A me, Ada. E a 8. Ah, ok. Allora, Ada si avvicina e fa una prova di lotta con afferrare. Quindi entra in lotta per bloccare l'altro dietro. Per impedire che l'altro scocchi la freccia. Dove sta qua CMB? Lo fermo, quindi lo blocco automaticamente. Quindi io sono in lotta con lui. E rimane il terzo a... Gli sparo una freccia sulla mano. Tu mi... mi faccio un buco in mano. Sì, così non può sparare con l'arco. Non può impugnare armi. Vai, tira. Allora. Quindi non è un danno non letale. Perché io gli voglio proprio far esplodere la mano. Ricordati, se apri la scheda lo fai direttamente. Sì. La scheda in pop-up può fare pure. Ok, ho fatto 16. Penso lo colpisco. Colpisci. Ok, se si apre la scheda. Sì, si apre la scheda. Potevi tirare direttamente tutto da lì. Che ti scala tutti i dardi, ecco perché dico. Sto provando. No, no, mi ha abbandonato. Ne dovevi aprire in pop-up, te l'avevo detto io. Balestra leggera, un D8. Perché sto 9? Da un D8 è uscito 9. No, no, hai fatto solo 2. Quello è nel caso di critico. Ma non hai fatto critico. No, ok. Quindi hai fatto 2 danni alla mano. Quindi comunque l'hai sparato alla mano.
Quindi allora c'è uno che attacca? No. Ok, quindi adesso tocca a te, Ste, vai. Gli tiro l'ascia. Ok, tira di destrezza. Eh sì. No, noi non ci tiriamo. L'importante è che ne rimanga vivo uno, eh. Vabbè, io gli ho paralizzato la mano, voglio. Non è che l'ho ucciso. Più destrezza, niente, no, è vero. Sì, era un'ascia perfetta, non cambia un cazzo. 11. Quindi è più uno. Vabbè, niente, la tiri e finisce a terra. Rimane a terra vicino al piede di Ade. Quella fa: ma che cazzo? Mi pare ammirare. Vabbè, vediamo adesso quanto vanno fatto questi qua. Allora, slash roll un D20 più 1 di iniziativa. Fanno 14, quindi il più alto sono loro. No, Stefano. Ah, ok, finiamo questo combattimento e poi chiudiamo. Allora, quindi Stefano ha fatto, la tocca a loro. Uno cerca di divincolarsi dalla mia presa. Facendo una prova di artista della fuga. Che non hanno, quindi. Eh sì, mo è bella per loro. Perché è un D20 solo. Cazzo, non ci credo. Non possono avermi battuto. Non adesso, vediamo se si libera dalla presa. 3 ore per caricare anche a me. Era CMD 16. No! Si libera dalla lotta. Mi scappa dalle mani. E gli altri due provano. In base a dove sono arrivate le frecce, vi guardano e provano a scoccare. Vabbè, quello di Angelo no, quindi impugna la spada. E quello che è stato sparato invece al piede dall'arco prende l'arco e ti mira. Mira al paladino. Che bell'idea, mirare la mano. Ah! Ti colpisce? Perfetto. Sì, una volta. Sono morto. Meno male che non è critico, dai. Quindi sì. Loro non hanno... Ah! 5 danni! Con una freccia ti colpiscono veramente al braccio. E ti trapassa da parte a parte del braccio, per tu tipo... Ah! Stai dolorante così. Che cazzo! Allora, dopo di loro tocca a te, Vichingo. Quindi vendicate. Ti strappi la. Aspetta, quale braccio mi colpisci? No, è al paladino, ho sbagliato io. Vabbè, ti strappi la freccia. Al No, ma sì, aspetta, la tengo lì, aspetta, quale braccio mi hanno colpito? destro. Ah, meno male. E con quello dovresti tenere l'arco in teoria. Però puoi caricarli perché sei a un paio di metri volendo, eh. Faccio un carico lentissimo. Ok, carichi con la spada o con il coso? Con il Lurkrosh. Facciamo spada, dai, che Ok, sennò. però sei a una mano, Sì, quindi è un un D8. D8. Allora vai intanto, se ci roll un D20, la forza e poi aggiungi un più 2 di carica. Tre. No, aspetta. Più 2 di carico più 1. E il 2 di carica. Allora facciamo diventi più Ah, scusa, 4. ma tira dalla scheda con l'arma. E poi... Ah, direttamente se clicco l'arma fa tutto il Sì, danno sì. senza fare danno. Sì. E Ah, ok. poi ti devi ricordare di aggiungere 2. Allora, colpisci, danno 7, ok. Sperando che non lo uccido. Lo uccidi? Proprio... Vabbè, uno è mono e tu arrivi e gli dai un colpo che lo taglia in due. Tu vedi la scena, tu lo colpisci con la spada e vedi questo qua in diagonale che slitta su se stesso e poi cade a terra. Ah. Salve per tutti. Allora, quindi, uno è morto. E quello che ha impugnato la spada, che ha guardato la scena. Ed è rimasto tipo paralizzato e si deve tirare di tempo per non vomitare, per non essere impaurito in realtà. Un di 20 più 3.
si caga addosso dalla paura. Praticamente lui indossava il pantalone bianco che è diventato marrone. E davanti un pochino giallo. E lascia la spada a terra. E comincia a urlare come un ossesso. L'aura del male. Sì, del tipo. Vabbè, ricordo comunque che il tuo paladino non dimostra pietà per nessuno. E dopo di te tocca a me. Quindi io questa volta, siccome ce ne serve uno libero, gli do un cazzotto, però di danno non letale. Quindi lo consiglio come danno non letale. Ok, devi dare un attimo che carichi. No, è la scheda, probabilmente sono un battello di roba che stiamo facendo con internet. Anche faccio 14 che colpisce, fa di danni 3 contendente, con l'altro ha tirato 1, quindi l'altro non colpisce, ok, quindi faccio 3 danni all'altro. Sì, perché mette un cazzotto sul muso, sputa sangue, vedi la goccia di sangue, è un dente che cade per cade per terra e sta barcollando, è stonato. Però non è ancora caduto, quindi sta ancora un po' così. Allora, quello... Mo tocca a te, Mago. Ok. Vai. Ancora quello là con la spada è rimasto basso. Quello con la spada è quello che sta così. Vabbè, tu mi sa c'è qualche... L'altro che sta morendo. Uno che uno si sta cagando addosso e l'altro che sta... Senti, io sparerei all'altra mano di quello con l'arco. Quell'altro è morto. Sì, quello là che ho sparato io prima. Gli spara l'altra mano. Ah. Ma scusa un attimo. Guarda, un attimo una cosa di metagame, dai, sbrigati. Scusa, allora, hai sparato un incantesimo di fiotto acido. Puoi fare unto e farlo cadere per impedirgli di riprendere l'arma. O impedire a lui di andare. No, ma così gli impedisco per sempre. Ok. Gli impedisce pure di vivere. Sì, sostanzialmente. No, è soltanto alle due mani. Mi sa che no, quella mano ce la tiene. Sì. Angio, scocca l'altro dardo, te ne rimangono 3 praticamente quando è andata senza spari. Ma non lo so quanti ne avevi. Assai. Mo non lo so, a parte scherzi. No, ce avevo... Ne 20 frecce ce avevi. Abbiamo capito che è finito il tempo, abbiamo capito, tranquilli. Intanto è finito anche qui. Vabbè, comunque quello evita la freccia, vede la freccia che gli passa per i capelli. Quello ormai è in preda al panico, prende l'arma e comincia a correre. Tocca... bla bla bla, tocca a loro, mi sembra. Vabbè, quello sta correndo e l'altro sta rincoglionito, quindi il turno passa a te. No, al vichingo passa. Vichingo. Attacco. Qua, chi? Chi? Quanti sono rimasti? Uno o due? Allora, uno che sta stordito e sta per cadere a terra e uno che sta scappando. Attacco quello che sta scappando. Ok, sei ancora a distanza di carica, lo puoi raggiungere solo con una carica però. È superato i 6 metri da te. Ok, facciamo la carica allora. Tiri di merda. Che se metti non è una carica. Ma dai, no, sto facendo tiri di merda, raga. No, non posso. Devi fare una prova di lotta. Non tiro a cacchio. Sì, praticamente sì. Cominci a correre, ma non lo prendi. Sì, non dico che inciampi il primo metro, però la neve ti dà difficoltà a muoverti. Io vedo comunque ancora in distanza mia di carica. No, aspetta, dopo di te tocca al paladino. Sì, tocca al paladino. Vai, che è ancora a tiro. In caso, è ancora a tiro. Ok, colpisco con l'arco. Vai. Questa volta me ne frego dei danni non letali. Scocco e fine. Vai. Diventi più 4, cosa è qui? No, perché, diventi più 1. Niente, ormai sta scappando. E ovviamente l'ultimo sono io, che pure a me ormai è solo a portata di carica. Lascio perdere questo qua che sta veramente barcollando.
Perché tanto, pensateci voi, ci penso io quello là. Probabilmente. Che non raggiungo manco io, vaffanculo. È flash quello. È la cosa della cagazza, che quello sta fuggendo come un treno, la paura, quello ormai tipo lascia la scia, sta lasciando la scia di quanto sta correndo veloce. Non più i passi, una linea continua, eh. Vabbè, ormai quello è scappato e ci rimane l'unico, l'ultimo là. Che ormai praticamente è caduto a terra, sta vedendo gli uccellini in giro. Cosa vogliamo fare? Beh, cosa vogliamo fare adesso? Inseguire quell'altro, però abbiamo lui, cioè. Abbiamo lui, esatto. Quindi possiamo informarci di quelle buone o con le cattive. Ovviamente con Speriamo con le buone, cerchiamo di convincerlo con le buone. Qualcuno con le buone. speriamo. Dai, come abbiamo fatto con l'elementare del ghiaccio. Questo dopo poco, Io direi di mutilarlo. eh. Vabbè, intanto comunque lo lego con la corda, così non scappa, tipo salame, lo appendo. Si riscaldi l'ascia, così almeno lo prepariamo. Vabbè, tu hai l'Urgrosh, che nel caso fai tipo il centurione con Gesù Cristo, che gli buchi il costato. Però questo dubito che resuscita. Vabbè, questi estremi lo lascio. Vabbè, dai. Che vogliamo fare comunque? Vogliamo continuare a fare tipo finire una parte di fare le interrogatorie oppure chiudere qui? Io non devo andarmene, Camo. Ok. A posto. A questo punto chiudiamo? Sì, dai. Ok, allora quindi per oggi è Abbiamo libero questo tutto. dia. Abbiamo